Allora amici, buonasera, buongiorno, sono qui alla Sala Paolo Poli, qui in via Capitan Consalvo 2, c'è un po' di confusione perché siamo al termine della conferenza stampa, io ho il piacere e soprattutto l'onore di essere con una grande persona, un'attrice, la signora Lucia Poli, buonasera. Grazie, buongiorno. Anzi, buongiorno, abbiamo scavallato le 12, quindi in realtà dovrebbe essere la sera e siamo qui appunto per questa bellissima nuova avventura di, firmata da Donatella Zappelloni, che è la direttrice artistica di questo splendido teatro, fondato in onore appunto della grande figura di Paolo Poli. Sì, mi ha chiesto il permesso di chiamarlo Sala Paolo Poli. Paolo è felicissimo che ci sia... la memoria che continua e il pubblico che venendo qua lo ricorda. Allora, Paolo Poli io lo ricordo benissimo, anch'io non sono più giovanissimo, ma lo ricordo un artista veramente dai mille volti, ironico, dal piglio anticonformista, sì. Che aveva questa idea un po' del gioco, no? Del teatro, no? Che nasce un po' dall'infanzia, Lucia. Sì. Beh, non siamo stati bambini insieme perché mio fratello era molto più grande di me, sì. Aveva 12 anni più di me. E quando io ero bambina lui giocava con me, si divertiva a tagliarmi i capelli, a farmi il ritratto, eccetera. Poi quando sono stata più grande ho cominciato a seguire il suo teatro e poi abbiamo fatto, quando ho cominciato a fare teatro anch'io, 4 spettacoli insieme. Fra noi c'è sempre stata una grande amicizia, una grande intesa e ho sempre riconosciuto in lui questa genialità e dell'artista e anche nella persona, questo eclettismo, ma una grande generosità della persona. Poi Paolo aveva un dono che lascia un po' a tutti, il grande senso della libertà. Ecco, lui, ricordiamolo, ha avuto grandi problemi con la censura, no? Negli anni sì. 60. Fece uno spettacolo nel 67, Santa Rita da Cascia, capirai? È un uomo travestito da donna, ma che dico, da santa, scatenò le ire, insomma, di molti ben pensanti del momento, bigotti del momento, certo, sì. Certo. E quindi fu bloccato, interrogazione parlamentare, cioè. Però poi dopo 10 anni, nel 77, lo riprese, i tempi erano cambiati. E allora sì, ormai non faceva più scandalo e anzi da lì ha avuto la sua fortuna perché ha cominciato a fare La Nemica, questi spettacoli in cui lui faceva la donna in modo sublime, perché non faceva la parodia della donna come fanno di solito un travestì, sì. No, lui faceva proprio, individuava l'animo femminile, il modo. Ecco, Paolo Poli aveva questa grande, voglio dire, intelligenza di saper coniugare il semplice con il complesso, il povero con il sublime e soprattutto il sacro con il profano, no? Sì. Che adesso a queste latitudini, no, di questi tempi non si trova più, no? Infatti, come dicevo prima, il coturno e la ciabatta, che è un titolo di un suo spettacolo, che metteva insieme quindi l'umile della ciabatta con invece il colto, l'alto del coturno e in questo senso contentava tutto il pubblico perché c'era vari livelli di lettura, certo. E chi apprezzava qualcosa, chi apprezzava un po' di più e chi apprezzava tutto, perché anche alla persona colta faceva piacere sentire la canzoncina Le cocottine del Pireo, per dire, ecco, è divertente, e anche al pubblico umile sentire magari dei discorsi un pochino più magari difficili, complessi, però detti con quella chiarezza, con quella linearità, limpidezza, certo. Di voce di Paolo, erano una magia. Cosa possiamo dire in chiusura di intervista? Un pensiero, grazie intanto a Donatella, no, per questa bellissima idea che ha avuto, insomma. E poi, no, per... e poi potrei augurare, insomma, a questo spazio di vivere bene, di vivere del pubblico, perché lo spettacolo lo fa metà l'attore, certo. E metà lo fa il pubblico, quindi se non viene, se non c'è il pubblico, è inutile fare questo lavoro è un lavoro che si fa
per amore, con un rapporto d'amore col pubblico. Quindi io questo auguro, che qui venga il pubblico vero, e che si innamori di questo teatro.